Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video compro cose a caso sul web, anche se in apertura abbiamo un po' di shopping che ho fatto ieri da acqua e sapone. In un'altra città stavamo andando a comprare la pizza a taglio che poi saremmo andati a mangiare a casa di amici, c'era un acqua e sapone accanto e io avevo terminato il mio contorno occhi preferito, quindi ho detto fermi tutti, devo andare a ricomprare il mio contorno occhi, già che c'ero preso anche delle altre cosine random, anche se cominciamo proprio con questo che già ho iniziato ad utilizzare stamattina, che è il mio contorno occhi preferito del periodo. Mi piace veramente tantissimo questo di L'Oreal Linea Revita Lift Filler, la mia pelle la gradisce davvero tantissimo e amo molto anche le maschere in tessuto, tant'è che sono sempre state le mie preferite da quando le avevo provate, ma ieri ho provato anche queste perché mi era caduto l'occhio su queste maschere che non avevo mai provato di Garnier al cocco, prese due, devo assolutamente fare un rifornimento perché l'ho usata stamattina e vi dico che io non ho mai provato una maschera tanto nutriente, cioè quando l'ho tolta avevo proprio una sensazione di pelle profondamente nutrita, non ve lo so spiegare, se l'avete provata capirete a che cosa mi sto riferendo. Io ho una pelle secca per cui penso che questa diventerà la mia nuova maschera preferita. Questa matita di Pupa, le Made to Last, sono matite meravigliose, super resistenti, così come resistente questa plastichina, plastichina che però permette al prodotto di non essere maneggiato, manipolato dalle persone che non hanno educazione. E adesso vi spiego questa mia esternazione. Questo permette al prodotto di arrivare nelle mie mani intatto. Bellissima, queste dietro hanno anche il temperamina. Comunque ho specificato questa cosa perché dovrebbe essere buona educazione da parte di tutti non maneggiare, non aprire i prodotti. Purtroppo ci sono alcune persone che ancora ad oggi continuano ad aprire prodotti cosmetici ed è una cosa che io proprio non tollero, perché ho preso anche degli smalti e mi sono ritrovata stamattina questo, volevo vedere il colore perché non l'avevo aperto. Questo è stato palesemente aperto, ma aperto e anche maneggiato, vedete che ha tutto quanto il colore sopra il bordo e a me fa schifo utilizzare cose che sono state aperte dalle persone, perché questo potrebbe essere stato applicato su un'unghia che aveva una micosi. Raga, a me fa schifo, io non so da quanto tempo è stato aperto, io tornerei al negozio per farmelo cambiare, non sto dando la colpa al negozio, do la colpa ovviamente alle persone che aprono i prodotti e poi non li comprano. Una volta che l'hai aperto, per me il prodotto lo dovresti comprare. Se queste persone magari vogliono vedere il prodotto, il colore eccetera, possono chiedere un tester invece di andare ad aprire i prodotti. Io lo vorrei andare a cambiare, però appunto era in un'acqua e sapone in un'altra città, cioè neanche a starci ad arrivare. Però mi dispiace perché ho speso 5,90 € per questo smalto che non utilizzerò. Non so da quanto tempo è stato aperto, non so da chi è stato aperto, non so. Questi per fortuna non sono stati aperti, comunque ho preso un altro neon perché a me questa linea di Pupa piace tantissimo. Questo guardate che colore meraviglioso, stupendo, stupendo proprio. E poi ho preso anche un altro smalto bellissimo, questo di Debbie. Poi ho preso un solvente per unghie senza acetone, questo è di Maybelline. Poi ho trovato questo, ragazzi, non so se l'avete mai visto, io non l'avevo mai visto, il labello silver con il packaging argentato, ed è fichissimo, carino, carino perché è diverso dagli altri, colore che da poco e niente, profuma di pesca e all'interno c'è il mentolo, per cui non pizzica, solo non è uno di quelli che pizzica, però è rinfrescante, ma non è rinfrescante di quelli che proprio senti troppa menta, no no no, è proprio carino, bello, mi è piaciuto tanto questo profumo di pesca fresca, buonissimo, buonissimo. E questo era il mio piccolo shopping da acqua e sapone. Proseguiamo. Allora, ho una maschera che è la mia preferita in assoluto, che dovrebbe arrivarmi domani, non vedo l'ora. È la maschera di Fito, vi lascio qui l'immagine, visto che appunto è una delle mie preferite, ve ne parlo. Trovate i link di tutti se vi può interessare nel box informazioni. Maschera di Fito, questa per capelli colorati. Mamma mia, allora quando riesco la utilizzo proprio come impacco pre-shampoo sulle lunghezze. Oggi ad esempio l'ho utilizzata così e lascia i capelli di un morbido, che è una cosa meravigliosa. Quando però non ho tempo la utilizzo al posto del balsamo e anche lì fa un effetto pazzesco, quindi questa veramente veramente ottima se avete le lunghezze che tendono ad essere un pochino secche, oppure non so se avete una decolorazione, questa pazzesca, io qui non ho decolorazione però comunque le mie lunghezze tendono ad essere un po' secche. Questo tutto per colpa di una tinta che feci di un'altra marca che mi aveva seccato i capelli, quella tinta io me la feci su tutte le lunghezze, proprio ti pareva, mi aveva seccato tantissimo i capelli e le lunghezze ne stanno ancora risentendo. Questa parte nuova no, ma le lunghezze che ancora hanno sotto quella tinta lì sono un po' più secche. Vabbè, comunque ho ripreso la mia scorta di caffè Borbone Miscela Blu perché è il mio caffè preferito e vi dico, quando sono in ristoranti, bar e ordino il caffè, ragazzi, lo soffro un po' perché è difficile che io in giro riesca a trovare un caffè che mi piace. A me piace solo il caffè della mia macchinetta e basta, non mi piace nessun altro caffè. Per la maggiore sanno di bruciato, troppo di bruciato, cioè faccio proprio fatica. Cioè, questo è veramente buonissimo. Scherzo
scarpe prese sotto vostro consiglio, bellissime, comodissime, le amo, si sono un po' sporcate, ora le utilizzo tutti i giorni, ma sono pazzesche. Ci sono di diversi modelli, io avevo preso questi perché nelle storie di Instagram avevo chiesto consiglio per un paio di scarpe di tela comode, leggere, eccetera, insomma adesso per l'estate, e mi avete consigliato questo brand. Ragazzi, sono, cioè, a livello, allora, sono di tela, ok, però a livello proprio di peso della scarpa sono leggerissime, cioè sono di un comodo, perché poi hanno la para, comunque sia non è rasoterra. Io sono un amante delle Superga, fino all'anno scorso d'estate indossavo praticamente solo Superga, solo che iniziano a darmi un pochino fastidio al piede, per cui ho deciso di indossarle ogni tanto quest'anno, e per tutti i giorni insomma cercavo una scarpina un po' più comoda tra virgolette rispetto alla Superga, e queste mi sto trovando benissimo. Io ho preso il mio numero e sono assolutamente perfette, mi sto trovando benissimo. Sto cercando a questo punto anche un paio di sandali che però non siano rasoterra. Ne ho trovati due su Amazon che hanno la parte dietro un pochino più alta e non mi sembrano male, perché in genere quando non sono rasoterra, perché io ho delle ciabattine che presi l'anno scorso che comunque sono bellissime, mi piacciono tanto, le uso, ma non posso tenerle su a lungo perché mi danno fastidio, queste proprio rasoterra, ho bisogno di un po' di rialzo dietro. Però in genere i sandali, le ciabattine che hanno un po' di rialzo dietro, sono sempre di ciabattina della nonna, ecco, insomma, per intenderci. Invece ho trovato, ve le faccio vedere perché le ho messe nella mia wishlist, non sembrano malvagie queste, anche se ne ho visto anche un altro paio in un negozio che hanno proprio la para più alta, e anche quelli non mi dispiaccio, quindi prima di prendere questi sto aspettando di andare al negozio per misurarli e vedere un attimino se mi piacciono, perché se mi piacciono mi sa prendo direttamente quelli. Vediamo un attimo. Ho ripreso la mia tinta del cuore, che è la Fito, la Color Kit, meravigliosa, la uso da una decina d'anni, è il mio colore, l'amo, fantastica. Ho ripreso le Dash Pods per la lavatrice, poi l'avevo terminato e quindi ho ripreso una ricarica per la stampante, quella lì, la stampante fotografica. Guardate, questa stampante fotografica è veramente carina, a parte che anche quando non la uso, compatta, piccolina, è gradevole da vedere anche come soprammobile tra virgolette, facilissima da utilizzare, non si devono scaricare applicazioni, niente, cioè semplicemente io mando in stampa la foto, fatto dal telefono, comodissima, senza fili, bella, 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 bella. E la ricarica contiene un toner e la carta fotografica perfettamente matchati, per cui con quel toner si riescono a stampare esattamente le fotografie contenute appunto nella ricarica. Adoro. Qualora fosse interessati, questa che ho preso io stampa solo nel formato 10x15, mi sembra sia 10x15, non lo ritrovo scritto, comunque sì, dovrebbe essere il formato 10x15. Ho preso dei sandalini per Giulia, semplici, carini, il colore nero per invece la stampante che è lì sotto. Quella stampante è veramente carina, ragazzi, sono quelle stampanti le salvaspazio, quelle più piccoline, ce ne sono di ancora più piccole se non ho capito male adesso, però io con questa mi trovo benissimo, io con HP mi trovo davvero bene con le stampanti. Nuova cover del telefono fucsia neon, quella che avevo prima mi piaceva tantissimo, il problema è che si era tutta, avete visto, un po' scurita, le plastiche, no, avevano preso quel coloraccio che poi non si toglie, io ho provato a lavarla in tutti i modi, ma quando queste plastiche assorbono, cioè cambiano colore, e sono brutte da vedere, mi sa di sporco. Qui ho rosicato tanto, ragazzi, nella mia ricerca di scarpine comode per adesso avevo trovato queste. Stanno passando tutti ora, spero non si senta troppo casino in questo video perché non posso accendere in questo momento l'aria condizionata e sto aspettando il tecnico, devo tenere per forza la finestra aperta per le macchine che passano. Non ho pensato, sono stata una polla, a mettere il microfonino, quello che va attaccato al corpo, probabilmente si sarebbero sentiti meno rumori, perché ci penso sempre dopo alle cose. Vabbè, comunque avevo preso queste ballerine di Hogan, io non sono mai stata una grande indossatrice di ballerine, però quest'anno appunto nella mia ricerca di scarpine sto sperimentando anche loro, e queste erano carine perché non sono rasoterra, hanno un filino di rialzo dietro, ma nonostante io abbia preso il mio numero solito che prendo con Hogan, mi sfuggivano dietro. In tanti mi hanno suggerito di mettere solette, talloncini, cose, però vi dico la verità, nel momento in cui compro una scarpa io voglio che sia perfetta, cioè, a malincuore, ma l'ho resa. Altre ballerine, queste andavano bene, le ho già anche utilizzate, devo dire non sono neanche scomode perché anche queste non sono rasoterra. Mi sono pentita solo di una cosa, allora mi servivano arancioni per metterle sotto un completo che ho, e quindi le ho prese proprio arancioni, vedete hanno questo minimo rialzo qui dietro per cui non risultano scomode, e le ho indossate tutto il giorno, per cui ok, sono stata comoda, vi dico sono stata comoda, carine, belline, ok. Mi sono pentita soltanto di non averle prese fucsia, sarei riuscita a sfruttarle molto di più, arancioni un pelino di meno, peraltro ho scoperto non essere neanche un colore in palette. No, esatto, qui nella palette io ho i gialli ma non l'arancione, questa non è neanche in palette. Ah, però
l'altro ho fatto anche un altro ordine online di make up. Ho ordinato una palette che ha un sacco di cialde e molte appunto sono, rientrano all'interno dei miei colori, perché voglio sperimentare un po' di trucchi anche più estrosi ma con i miei colori. E quindi ho preso questa palette, già che c'era ho preso due nuovi correttori, uno di Pupa che già conosco, arancione, per fare color correction sulle occhiaie, e un altro nuovo così per provarlo. Poi cosa ho preso? Anche una matita per le sopracciglia, forse di Essence. Ho preso uno smaltino per lo stamping per le unghie e basta, la palette, no, queste cose qui. Poi vabbè, ovviamente quando queste cose arriveranno ve le farò vedere nei social. Ho preso poi questa borsa che mi piace da impazzire, questa è anche in palette. Questa la sto sfruttando un sacco, veramente stra carina. È piccolina perché non è tanto grande, ma entrano diverse cose qui dentro. Riesco a mettere il portafoglio, il telefono, le chiavi, vari balsami labbra che utilizzo, specchietto, fazzoletti, non so come. Però è piccolina ma spaziosa e poi il colore è stupendo secondo me, veramente bellissima, questa mi piace troppo. Ho preso tre t-shirt, ve le faccio passare qui. Ho preso questa rosa, molto carina, tutte di Holly, io amo Holly. Quella gialla e questa qui con i cuoricini. Poi sempre in tema abbigliamento ho preso due magliettine per Giulia, tutte e due di Levi's, questa con gli orsetti, guardate che carina che è, questa è un po' più street style. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio tantissimo per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!